Questa settimana su Obiettivo Lavoro News il piano anticrisi di interventi ambientali 2009. C'è tempo fino al 30 aprile prossimo per presentare le domande al piano anticrisi cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e messo in atto dall'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali insieme all'Agenzia Regionale del Lavoro. L'obiettivo è di offrire risposte concrete e tempestive ai lavoratori che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica in atto. Si tratta di un intervento di carattere straordinario per 4 mesi di lavoro rivolto a 80 persone a partire da luglio e fino al mese di ottobre 2009. Le attività in cui gli operai saranno coinvolti saranno ad esempio lavori in ambiente montano, di natura edile, pulizia e ripristino di scarpate dei torrenti e sentieri con interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione e ripristino della percorribilità. Possono richiedere ed essere inseriti nell'elenco le persone residenti in Valle d'Aosta da almeno 5 anni che si trovino in particolari situazioni di difficoltà lavorativa. Il progetto è rivolto a uomini disoccupati fra i 45 e 65 anni, le donne disoccupate fra i 32 e 60 anni, gli uomini disoccupati da almeno 12 mesi con più di 32 anni. Possono presentare domanda anche i lavoratori con più di 32 anni che hanno cessato un'attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, privi dei requisiti per godere degli ammortizzatori sociali. Rientrano nelle categorie previste anche i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e quelli in mobilità. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2009 al Centro per l'Impiego di Aosta in via Colonnello Alessi 4, a quello di Morget in Piazza della Repubblica 1 oppure al Centro per l'Impiego di Verres in via 26 febbraio 11. Sotto la lente questa settimana sono aperte le iscrizioni ai piani economici. Gli studenti maggiorenni e residenti in Valle d'Aosta hanno tempo fino al 15 maggio prossimo per iscriversi ai piani economici dei beni silvopastorali. Infatti il Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale dell'Assessorato all'Agricoltura assume durante il periodo estivo, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, gli studenti maggiorenni e residenti in Valle d'Aosta interessati ai lavori di rilievo nei comuni di Cogna, Emmaville e Consorteria di Vieille Silvenoir. I lavori consistono in operazioni di confinamento delle particelle forestali di proprietà dei comuni e della consorteria e in operazioni di rilievo della vegetazione forestale, diametro, altezza e incremento di volume di ogni pianta. Gli studenti e residenti in valle che intendono partecipare ai piani devono presentare una domanda di iscrizione redatta sui moduli appositamente predisposti presso il Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale in località Americ numero 127/A a Car. E ricordiamo ai lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia Regionale del Lavoro, ai Centri per l'Impiego di Aosta, Morget e Verres, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo Regionale presso le biblioteche sul territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.